Bentornati in un nuovo video. Oggi unboxing dei nuovi rossetti di Giuliana Arcarese, meglio conosciuta su YouTube come Makeup Delight. Ebbene sì, a ben 10 anni dalla nascita del suo canale, Giuliana, in collaborazione con l'azienda Cosmify, ha dato vita a 12 deliziosissimi, tanto per rimanere in tema, lip mousse pensati per noi amanti del make-up. Come vi dicevo, 12 lip mousse dai colori vari. Ben assortiti a mio avviso, questo fa sì che ognuna di noi possa trovare uno o più tonalità da poter sfoggiare giornalmente per le occasioni che ci capitano nella vita di tutti i giorni. Infatti ho preso ben 5 lip mousse proprio pensati per diverse occasioni, ma non perdiamoci in queste chiacchiere perché so già che quello che volete vedere è contenuto qui in questo box e ho aspettato per aprirla. Andiamo a vederla insieme. Il pacco si presenta in questo modo, è un semplice box di cartone con qui scritto il logo dell'azienda che è Cosmify. Ecco qui, e ancora non si vede nulla, però invece della solita carta con i pallini troviamo i cuoricini, che questa è una cosa veramente graziosa. Ve la faccio vedere meglio nel dettaglio, guardate che cura nell'imballare i lip mousse. Questo mi fa pensare che c'è tanta cura, tanta passione, tanto amore dietro. Allora, i miei lip mousse sono tutti qui e adesso li andiamo a vedere, ma prima non posso che non farvi vedere la cartolina che Giuliana ha inserito e scritto per ognuna di noi che ha acquistato un lip mousse. Leggiamola insieme, scritta con la grafia di Giuliana: grazie per l'affetto, grazie per la fiducia, in ogni prodotto troverai un po' di me, la cura nei dettagli, tanta passione, tanta voglia di contagiarti con il mio mondo a colori. Già Giuliana mi hai contagiata, io e Giuliana siamo siciliane e non abitiamo molto lontane, quindi insomma la seguo già da quando ho aperto il canale e lei è stata sempre per me una grande fonte di ispirazione. Però questo è un video unboxing prime impressioni, non vi preoccupate, li applicherò sulle labbra, ve li farò vedere. Per scoprire cosa ne penso naturalmente li dovrò provare, testare e poi vi farò a parte un video review. Allora andiamole ad aprire perché non resisto neanch'io. Eccoli qui, ne prendo uno a caso. La confezione è semplice, bianca in cartone, ed è uscito fuori Lady Boss. Ecco qui Lady Boss, un nude con una punta di
berry, quindi che lo rende così un nude un po' particolare, non scontato, diverso dal solito. Un rossetto che io ho acquistato per utilizzarlo la mattina quando devo recarmi al lavoro, perché è un nude almeno molto molto discreto, devo dire che è perfetto. Poi ho preso, passiamo da un nude a un rossetto wow, ho preso Lava, che è questo qui, un bellissimo rosso che mi sono immaginata per una sera romantica con Siri, dove è un bel rossetto che io sicuramente indosserò per San Valentino che si sta avvicinando, perché si sposa bene rosso, passione, amore e che altro. Qui abbiamo Superficial, che è un rosa Barbie stupendo. Io adoro d'estate o ogni tanto nelle giornate pazzerelle indossare questi tipi di colore, e me lo sono immaginato bene con un aperitivo con le mie amiche in una bella e calda giornata. No ragazze, questo è il rossetto che appena l'ho visto ho detto no, deve essere mio in assoluto, è proprio il colore che io amo di più, ed è Witty, un bellissimo fucsia, fantastico, e ora andremo a vederlo meglio. Poi per finire un altro colore che desideravo avere nella mia collezione, Sprinkles, ed è questo qui, ve li faccio vedere. E andiamo a chiudere, me li metto nelle tonalità. Questi sono i miei 5 lip mousse di Giuliana. Andiamo a vederli applicati sulle labbra, così vi posso dare subito le prime impressioni. Il primo rossetto che vado ad applicare è il numero 03 ed è Boss Lady. Questo è Boss Lady sulle labbra. Si sente un leggero sapore quando l'applicate, ed è una cosa nuova per me, perché io non sono abituata a sentire questi tipi di sapori quando applico un rossetto o una tinta per labbra. Devo dire che non voglio esprimermi, voglio provarli ancora un po', perché le prime impressioni, diciamo che è un po' strano. Il colore è questo, è molto bello, e adesso vi mostro Superficial. Ecco qui il secondo colore che io vi mostro, che è Superficial ed è il numero 5 della collezione. Questo è Superficial, ve lo faccio vedere da vicino. Devo dire che la formulazione è un po' strana, un po' nuova per me. Comunque proseguiamo con il colore successivo, che è quello che ho desiderato di più di tutti.
dirti che è il numero 06 ed è Witty. Witty ed è un bellissimo fucsia. Ragazze, dovete vederlo dal vivo perché in telecamera risulta più scuro, ma in realtà è un fucsia vibrante, luminoso, stupendo. Ragazze, stupendo è il colore che mi piace di più tra quelli fino adesso applicati. Niente ragazze, questo è il colore che ho sempre voluto, e anche la texture sulle labbra sembra proprio diversa. C'è più questo tipo di texture che appare diversa rispetto ai primi due applicati. No, niente ragazze, questo è il mio colore, però in telecamera risulta scuro, non so come, vediamo se avvicino un po'. In realtà il colore è molto molto più chiaro e fluo di come appare qui. Vediamo se poi riesco a fare qualche foto dove si vede realmente il colore, perché qui un po' la mia telecamera lo rende più scuro, ma in realtà è molto più chiaro, molto più bello, luminoso. Niente ragazze, mi piace da morire, si vede. Naturalmente rispetto agli altri è stato un po' più difficile da togliere. E adesso vi mostro il numero 07 che è Sprinkles. Questo è Sprinkles, come vi dicevo, un bellissimo connubio tra il fucsia e il viola, ed è veramente molto molto bello. Ultimo colore è Lava. Andiamo ad applicare Lava, un rosso classico. Questo è Lava, che in telecamera non cambia colore, è così proprio come lo vedete, è un rosso molto molto bello. Ve li faccio vedere pure swatchati sul braccio, così vi fate anche voi un'idea del colore. Bene ragazze, questi erano i miei 5 lip mousse, prime impressioni, così ve le do, però prendeteli sempre con le pinze, perché li devo provare, testare, tenere molto più sulle labbra. Adesso li ho aperti con voi, li ho applicati, li ho tolti, li ho applicati e li ho tolti, però in questa
piccola parentesi, posso dirvi che io vi consiglio di acquistare i colori più scuri perché hanno una texture diversa e a me sta piacendo di più in quel piccolo minuto che li ho indossati i colori più scuri, mentre i colori più chiari devo un po' provarli un po' di più, perché a prima impressione da prendere con le pinze è un no i colori chiari, ma un sì bello grande per Witty, Sprinkles e lava è proprio, guardate, cioè ragazze, è meraviglioso. Ragazze, invece voi che ne pensate di questi rossetti? Li avete già provati? Se sì, quale? Le vostre impressioni quali sono state? Scrivete tutto in un commento. Vi mando un bacio grande. A presto, ciao!